Obiettivo 3 punti a distanza di 2 anni e mezzo dall'ultima volta. La Juventus torna a giocare qui a Crotone, una partita importante che arriva dopo la sosta per la nazionale, una partita da vincere per cominciare nel migliore dei modi il lungo tour de force che ci aspetta in queste settimane. Mettetevi comodi e fino alla fine bianconeri ci siamo. Allora via, si parte, buon divertimento con Crotone Juventus, la 4ª giornata del campionato di Serie A. Prova a salire Rezza, prova a transitare ancora il polacco, la palla centrale per Simi, la conclusione di Simi, palla fuori, primo brivido per la porta di Buffon con il destro di Nwankwo Simi a lato. Simic ha già segnato la Juventus il 18 aprile del 2018, match terminato qui all'uscita 1-1, gol in rovesciata che pareggiò l'iniziale vantaggio firmato Alexandro. Messias la sponda e poi la controapertura per Vulic, la mette giù con il petto il 77, Vulic vede nel corridoio Rezza, attenzione Rezza, palla che rimane lì, conclusione, l'arbitro ferma tutto, sarà calcio di rigore per il Crotone. Qua rivediamo Vulic nel corridoio per Rezza, Bonucci ci mette il piede, secondo l'arbitro questo è un fallo da rigore e quindi penalty. Forza Gigi! Simi rimane immobile, lo guarda in faccia, fischia l'arbitro, Simi contro Buffon. Parte il tiro di Simi, la palla in rete, il vantaggio del Crotone con Simi, minuto numero 12, cambia il parziale, Alessio Scida, Crotone 1, Juventus 0, il gol di Nwankwo Simi. Esultanza dei 1000 spettatori invitati, ovviamente non aspettavano che questo, il vantaggio del Crotone qui allo Scida, partita difficile adesso per la Juventus, sotto nel punteggio, Crotone che per la prima volta in questo campionato si trova avanti. E qua la corsa non interrotta di Simi che però ha sbilanciato Buffon. Messias prova a tenerla con il fisico, attenzione perché c'è Simi largo sulla sinistra, Messias va a servire Simi, punta la porta, rientra sul destro, Simi vuole calciare, non calcia, Simi se la sistema, perde il tempo giusto, la gioca fuori per Cigarini, il destro, fuori. Kulusevski, va la Juve, c'è dentro Chiesa che si butta, va Federico, Chiesa, traversone in mezzo e la rete, il pareggio della Juventus, Alvaro Morata, il numero 21, cambia il parziale a Crotone, Crotone 1, Juventus 1, Alvaro Morata! Il bacio di Alvaro alla telecamera, torna titolare Alvaro Morata, la seconda gara consecutiva dopo quella di Roma e la butta subito dentro, subito decisivo, Federico Chiesa, splendido assist, ma guardate che bella l'imbucata di Kulusevski, palla dentro, Morata da lì non sbaglia mai, 1-1. L'ultimo gol in campionato di Alvaro Morata con la Juve era del 24 aprile 2016 al Franchi di Firenze. Questa è l'esultanza di Chiesa, subito decisivo, gol importantissimo, Bonucci. Bonucci morbido con il destro in avanti proprio a cercare Chiesa, eccolo qua il 22 che si accende ancora, Kulusevski, Kulusevski a giro, la palla non ha girato però, l'intenzione era quella. Gara numero 650 questa sera per Gigi in Serie A, Morata colpo di testa a cercare di azionare Kulusevski, Kulusevski dentro per Portanova, punta la porta, Portanova, Portanova, palla fuori. Buona occasione questa per Manolo Portanova, non è riuscito a dare forza e ad angolare bene questa opportunità che gli ha servito sul piatto d'argento Kulusevski. Kulusevski, Kulusevski, la torsione con il corpo, sfrutta la sua fisicità, Morata, Morata dentro nel corridoio a cercare Portanova, Portanova, la parata di Kordaz, che dice di no a Manolo Portanova. Cigarini, Cigarini si apre per Rezza, gran palla questa di Cigarini, va al polacco, Rezza vuole il cross, lo trova in mezzo, attenzione, bucano tutti, arriva Portanova, poi la conclusione, la parata di Buffon. Juve che ha rischiato tantissimo su questa conclusione, presa da Gigi. Finisce qui, dicevamo, il primo tempo, 1-1 il punteggio, Simi al 12° su calcio di rigore e al 21° pareggio di Morata. Tra poco, cari amici bianconeri, con la seconda frazione, sempre qui, dallo Scida. Ci siamo, allora via, si riparte, buon divertimento anche con la ripresa di Crotone Juventus. Artur, palla sul destro, Kulusevski con la punta del piede, Morata per Portanova, Portanova con l'esterno a sua volta per Frabotta.
Frabotta vuole andarsene sul fondo, il cross morbido sul secondo palo per Chiesa, colpo di testa, palla che rimane lì, Kulusevski di testa, attenzione, conclusione di Bentancur, palla fuori, occasionissima per la Juve, 43 secondi, Rodrigo Bentancur ad un soffio da gol del vantaggio. Qua rivediamo, colpo di testa, Bentancur controbalzo, palla di un non nulla fuori. Vulic, largo per Rezza, Rezza dentro il pallone per Messias, dentro l'area di rigore, Messias chiama in causa Cigarini, Cigarini conclusione, palla fuori di niente. Enorme occasione per Luca Cigarini, stop e tiro, grande azione del Crotone sulla splendida sponda di Junior Messias nel corridoio. Cigarini un rigore in movimento, per fortuna ha sparato fuori. Fischia l'arbitro, Junior Messias con il sinistro sul palo lungo, colpo di testa, palla fuori, sfuma questa opportunità per il Crotone. Demiral con il piattone, Kulusevski con il tacco, buona idea questa per Chiesa, chiuso, fallo di Federico Chiesa, cartellino rosso addirittura per Federico Chiesa, espulsione per Chiesa al minuto numero 60. La Juventus rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Chiesa. Sorriso amaro di Andrea Pirlo. L'arbitro ha considerato pericoloso l'intervento di Federico Chiesa, che deve lasciare anzitempo la partita. All'ora esatta di gioco, rivediamo un po' qui, per l'arbitro è andato a pestare intenzionalmente la caviglia di Luca Cigarini. Espulso Chiesa al 15° del secondo tempo. Calcio di punizione per il Crotone. Fischiala per la Juventus, Kulusevski suo traversone in mezzo di testa, la palla sul palo, clamoroso, Morata vicino al gol del 2-1, Alvaro Morata vicino alla doppietta personale, anticipo splendido su Simi, palo interno e Crotone anche tanto tanto fortunato perché qui se l'è vista bruttissima, gran torsione di Alvaro Morata. Rabiot, buona palla questa per Bernardeschi, poco chiamato in causa dai compagni dal suo ingresso, bene Rabiot per Bentancur, Bentancur apre dall'altra parte verso Juan Cuadrado, la mette giù, punta Rezza, Cuadrado dentro l'area di rigore, va Juan, Cuadrado ancora, Cuadrado conclusione, la palla in rete, la Juventus ha il vantaggio, minuto numero 76, la deviazione sotto porta, probabilmente di Alvaro Morata, 2-1 per la Juventus, Alvaro Morata, doppietta per il giocatore spagnolo e siamo avanti in inferiorità numerica, siamo avanti 2-1. Rivediamo quello che è successo, Juan Cuadrado, le sue finte, rientra sul destro, la deviazione sotto porta di Alvaro Morata per il vantaggio per la Juventus, tocco sotto misura perfetto del giocatore spagnolo, due gol facili facili, ma bisogna esserci in quella porzione del campo lì, 2-1. Alvaro Morata, che impatto il suo ritorno alla Juventus. Tutte le telecamere sono sul direttore di gara Capitolino, che sta ricevendo indicazioni dal VAR, vediamo che cos'è, fuori gioco, fuori gioco, e quindi annullato il gol di Alvaro Morata, purtroppo si rimane sull'1-1, annullata la rete del giocatore spagnolo. Ah, di pochissimo sul tiro di Cuadrado, Morata è di pochi, pochissimi millimetri, al di là di Luca Marrone. Molina viene pressato da Rabiot che per poco non gli porta via il pallone, Cigarini per Messias, Messias sulla destra verso Rispoli, Rispoli vuole il traversone, lo trova in mezzo, colpo di testa, Buffon, direi di no, Siligardi. Sale Crotone, palla rasoterra, Siligardi, Siligardi all'altra parte per Rezza, all'esterno di sinistra, Rezza la conclusione, alle stelle, arriva subito la palla per Gianluigi Buffon che vuole prontamente rimetterla in gioco. Finisce qui la partita all'uscita di Crotone, Crotone 1, Juventus 1. Le reti al 12° su calcio di rigore, Simi al 21° il pareggio di Alvaro Morata. Nella ripresa espulso al 60° Chiesa per la formazione bianconera e poi pochi minuti dopo gol annullato ad Alvaro Morata per posizione di fuorigioco millimetrica. Juventus che sale così a quota 8 punti in classifica, primo punto stagionale per il Crotone.